arriva il momento di Massimino da quarto. È ritornato Massimino da quarto. È uscito dalla questura. Zio ti mollo uno schiaffo, che stai giù due mesi per terra. Massimino è solo un tamarro. No, è tamarro numero uno. Buongiorno, sono Marie Claire, come posso aiutarla? Minchia, ti chiami come i cosi per chiudere i negozi, fantastico. Sono Massimino di quarto, c'è qualcuno con cui posso parlare? Sì, lei di cosa aveva bisogno, mi scusi? Sto ridendo io. Qua la situazione è grave. Praticamente ho una Volkswagen io, 2000 turbo diesel. Sentite che avete fatto truffe, mica truffe, voglio che mi cambiate la macchina subito. Sì, ma l'ha comprata da noi la macchina? Sei Volkswagen tu? No, io sono la concessionario. Lei ha comprato in la vettura? Sì, ho capito, ho fatto una domanda. Sei Volkswagen tu? Sì, ma certo, è ovvio, ma... Quindi mi devi cambiare la macchina. Noi vendiamo auto Volkswagen, siamo una concessionaria Volkswagen, ma se l'auto non l'ha comprata da noi... Cosa cambia? Cosa possiamo fare? Cambiarmi la macchina, subito, immediatamente proprio. Prima che te la lancio nella vetrina. Capito? Allora, mi scusi, rimaniamo pacati e educati innanzitutto. È che sei maestra delle elementari, sai, che mi devi dire come devo comportarmi nella vita. No, mi scusi, ma io sto parlando in modo tranquillo, sto tentando di cercare lei. Ma io non posso essere tranquillo, sono ex carcerato ai domiciliari che, cioè, se mi comportassi in maniera tranquilla, qua mi mangiano in testa. Io abito al quarto giardino, mica sono un tamarro da 2000 lire. Capito come funziona? Passami un uomo, dai, che te sei una ragazza, non mi sembra neanche il caso, dai. Cosa vuol dire? Che cazzo di modalità? Buongiorno, sono Altese, come la posso aiutare? Ecco. Sono Massimino di quarto, mi puoi aiutare cambiandomi la macchina immediatamente proprio? Beh, non ci sono problemi, siamo qua per questo. Vedi, è così che bisogna che funzioni il mondo. Uno fa una richiesta e la gente accontenta in un attimo. Noi siamo qua proprio per i clienti, siamo qua per risolvere i problemi per i clienti e siamo qua per fatturare il più possibile. Quindi che lei presenta l'assegno, tutte le macchine sono sotto scomparite. Nella frase che hai appena strutturato in questa maniera molto bella, quasi da capo malavitoso, hai messo proprio una parte che a me però non interessava, cioè quella dell'assegno. Praticamente ti spiego come funziona il mondo, Ciangimino. Io non sono Ciangimino. Però ti assicuro che invece io che l'ho conosciuto, ti assicuro che ci assomigli come parli. Allora funziona così: io vengo con la mia Volkswagen 2000 turbo diesel che avete taroccato, fate i cazzi vostri. Sì. E tu me ne dai un'altra senza i taroccamenti vari. Hai capito come funziona il mondo? Ma da parte mia non c'è nessun problema, ma a questo punto non deve venire qua da me. E dove devo andare? Devo andare in Volkswagen. E perché non sei Volkswagen tu? No, io sono. E ti fai le seghe? Io sono. No, sono un concessionario Volkswagen, non sono Volkswagen. Quindi se la Volkswagen Italia dà le direttive di cambiare la macchina, cambiamo le macchine. Allora dammi il numero di telefono della Volkswagen Italia, così faccio un listo. Aspetta un attimo, mettiamo subito. Fantastico. Mi piace, tu sei operativo, stai stare al mondo, potresti essere un bel malavitoso di quelli fatti bene proprio. C'ho 36 anni sulle spalle e ho già perso i capelli, quindi ne conosco un po' di gente. Pensi che io conosco gente che a 20 anni ha perso tutti i denti. Ma secondo me perché loro pippavano. Tu ti fai? Ti spacchi il naso? Quando è necessario. Bravo, così si fa. Magari ti porto un paio di buste che sei stato gentile. Ti do il numero, bravo, ecco. Bravo, così Volkswagen. Bravo. Direttamente quello dell'ufficio clienti, così faccio un macello. No, perché sai, l'alternativa era infilarvi la macchina nella vetrata, però mi sembrava un po'. No, ma come ti ripeto, non è qua noi come concessionario, sono loro che. Ecco qua il numero. Ok. Senti, l'ultima domanda, che ti sento abbastanza operativo anche roba di nasi. Ma perché c'ho un appartamento che ho ritirato a quattro cinesi che non mi pagavano la bamba, no? Sì. Magari potrei perché mi devi raccontare tutte queste cose a me? E mica sei carabiniere tu? No, vabbè, però non so cosa che uno inizia a raccontare così in giro. Ma dai che ti senti che balbetti, tutti spacchi il naso, ti senti che sei uno che si fa. Fammi sapere, chiama Volkswagen e fammi sapere quello che ti dicono, che poi ci muoviamo di conseguenza. Bravo, però tu rifletti sull'offerta che ti ho fatto. Non va bene per me qua. C'è un appartamento in Ticinese, fantastico, te lo giro, te l'ho volto, mi dai quattro macchine e sono a posto. Lascia stare, non lasciamo girare l'economia, capito? Ti ringrazio, ma non è cosa, grazie. Va bene. Dai. Ti saluto però che c'è un altro cliente. Sì, però con calma, cioè ti saluto prima io e poi mi saluti tu. Ma ci mancherebbe, dai. Grazie, ciao bello. No, figurati, ciao bello, ciao. Così con rispetto. Mi piace. Ma che telefonata è stata?
customer che ha Volkswagen. Aia. Buongiorno, sono Elena, cosa posso fare per lei? Allora Elena, sono Massimini di Quarto, c'ho una Volkswagen 2000 turbo diesel. Sì, prego, mi dica. Allora, mi devi fornire semplicemente un indirizzo di un concessionario a Milano, vicino a Quarto Giaro, dove posso andare a infilare la macchina nella vetrata, così me ne danno un'altra fatta bene, perché ho sentito che avete fatto robe di truffe, cose, io non ci voglio mischiare su ste robe qua, capito? Lui. Guardi, per l'Italia noi non abbiamo alcuna indicazione al momento, per cui... In che senso, scusa? No, non ho capito cosa hai detto. Che io ho detto che al momento noi non abbiamo indicazioni rispetto ai modelli, anni modello interessati. Cui mi sembra prematuro parlare di una restituzione del veicolo. Perfetto, questo è in un mondo perfetto fatti non è un mondo perfetto di persone. Ma non mi interrompere che sto parlando, non fare quello che mi interrompe, perché non so se capite che stai parlando con un mezzo balordo. Sto dando delle L, chiedo di fare lo stesso. Ma assolutamente no, io faccio il cazzo che mi pare. Allora non hai capito, tu mi devi dare un indirizzo dove io infilo la macchina nella vetrata e voi me ne date un'altra subito. Assolutamente, questo non lo posso fare. Ma non lo devi fare tu sei la centralinista, mi devi dire semplicemente un indirizzo vicino a casa mia. Sto parlando, non fare quella cassa atteggia che non sei nella posizione. Allora mi dai sto indirizzo. Che modo, cosa hai detto? Mi perdoni? Certo, ti ho perdonata, a posto, dai, siamo a posto così, ti ho perdonato. Mi perdoni, io non posso proseguire una conversazione. Ti ho detto che ti ho perdonato, no? Ti ho perdonato? Hai sbagliato, ti ho perdonato, siamo a posto. Dammi l'indirizzo. Dai, dammi l'indirizzo, non fare la balorda, quel balordo sono io, dai, che mi sono fatto 20 anni di galera, dai, dammi sto indirizzo. Ti auguro una buona giornata. Quella sarà per sempre una bella giornata. Scema di merda! Ma guardi questa pagliaccia! Madonna, adesso la vado a acchiappare. Adesso prendo, parto, io te lo giuro che parto per la Germania, vado a mettere a ferro e fuoco la fabbrica proprio. Sti scemi di merda. È ritornato.